Che bella questa nazionale di Roberto Mancini, che piazza il record di vittorie consecutive, siamo a 10, 9 nelle qualificazioni, 10 comprese anche l'amichevole con gli Stati Uniti. L'Italia vince ancora una volta, vince 3-0 in un campo difficile come quello bosniaco, insomma, davvero una grande Italia. Ieri sera una delle migliori partite, penso. Di queste 9 delle qualificazioni, davvero un'Italia che soprattutto sembra che vada a rigenerare anche tanti giocatori che stanno facendo un po' di fatica con i club. Penso per esempio ad Alessandro Florenzi, addirittura titolare nella serata di ieri sulla fascia di sinistra, scusate, di destra, però insomma. Nonostante ciò, rende bene anche Florenzi, evidentemente rigenerata anche dalla nazionale, ma penso anche a Bernardeschi che sta facendo anche lui tanta fatica con la Juventus. E nonostante ciò, ieri sera è stato uno dei migliori, con quella bella percussione che ha portato all'1-0, insomma, che è davvero una grande giocata. Manca Insigne, a Insigne che come tutto il suo Napoli sta passando un momento davvero inenarrabile, in nazionale invece si prende la soddisfazione personale che lo può sicuramente anche aiutare nel prosieguo magari adesso del campionato, insomma una bella soddisfazione personale, ma soprattutto è una squadra questa che funziona proprio a livello corale, perché davvero è un'Italia questa che funziona in tutte le sue componenti, in tutte le sue parti. Mancini cambia degli elementi e nonostante ciò questi funzionano alla perfezione. Funziona bene il centrocampo, davvero Jorginho penso sia diventato un po' il top player di questa Italia, il direttore d'orchestra ormai. Jorginho è davvero da play basso, sta regalando grandi soddisfazioni a Mancini. E ormai è un giocatore confermato, davvero. Non ricordiamo ancora quando ai suoi albori, davvero la sua esperienza pro nazionale, faceva tanta fatica lì in mezzo al campo, mentre adesso insomma si è preso davvero le chiavi di questo centrocampo. Poi era infortunato Verratti e Mancini con coraggio direi anche non è andato a scegliere Zaniolo, ma ha scelto Tonali anche lui che nonostante sia ormai ancora alle prime partite con la nazionale maggiore, non so quante presenze abbia fatto, ma pochissime, questa è la seconda o terza, però già ha quella personalità da nazionale maggiore, davvero bravo, 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 anche Tonali, davvero nel centrocampo. Ha dato manforte ieri sera, ha funzionato molto bene. È un'altra scelta azzeccata da parte di Mancini, come quella di Stefano Sciaraui del resto. Insomma, tutta quest'Italia funziona a meraviglia, ma soprattutto la sua punta di diamante. Perché se Immobile sta distribuendo gol a raffica nel campionato con la Lazio, ieri sera Mancini ha scelto ancora una volta Belotti. E non ha sbagliato, perché Belotti è davvero il punto cardine di questa Italia, il punto di riferimento, è la stella polare di questa Italia di Mancini. Davvero quasi tutta l'Italia, comunque, diciamo così, si regola in funzione di questo straordinario attaccante. Io quasi quasi lo preferirei quasi a Immobile, perché è vero, perché Belotti segna meno in generale di Immobile, perché Immobile è più uno stoccatore di rigore, invece Belotti è un attaccante a tutto campo, un attaccante che ti fa squadra, un attaccante che corre su tutti i palloni, che si fa davvero il capello in quattro per aiutare e dar manforte anche al centrocampo per venirsi a prendere la palla davvero nelle zone anche più difficoltose del campo, portapalla, è un attaccante di peso Belotti, insomma, che ti fa tanta squadra.
E nonostante ciò, nonostante corra tanto, 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 a volte nel Torino aveva, diciamo, questa cosa l'aveva un po' limitato in zona gol, proprio per il fatto anche di non arrivarci lucido, visto tutti questi sforzi profusi anche in zone che magari potrebbero anche non essere di sua competenza. Invece in nazionale anche un grande killer instinct, il gol del 3-0 è davvero da attaccante vero, da uno che sente la porta davvero in maniera straordinaria. E poi anche un bel primo gol in nazionale di Acerbi, un'altra nota lieta davvero per questa nazionale, la serata un po' delle prime volte e Acerbi segna il primo gol in nazionale, peraltro coinciso con una prestazione a livello difensivo accanto a Bonucci ai limiti della perfezione, quella di ieri sera. Quindi, insomma, a parte un inizio in cui la Bosnia aveva provato qualche scorribanda, qualche folata offensiva, aveva cercato di partire forte, diciamo, per mettere un po' di pressione all'Italia, poi si è davvero incanalata invece la gara sull'1-0, sul 2-0, e l'Italia da lì ha avuto davvero il controllo totale sul match, è davvero portato a casa una vittoria che è totalmente meritata in tutte le sue sfaccettature, perché un'Italia che funziona davvero alla grande e adesso rischia davvero di poter addirittura concludere questo girone a punteggio pieno, cioè con 10 vittorie su 10. E intanto questa vittoria è molto importante perché il 30 di novembre a Bucarest, in occasione permette all'Italia quindi di essere testa di serie a Bucarest il 30 di novembre per il sorteggio della fase finale di questo Europeo del 2020. Quindi, insomma, un vantaggio non da poco, soprattutto diventare importante per il ranking FIFA. Comunque, una valanga di un video, condividete questo canale se ancora non l'avete fatto. Come sempre, vado a prendere il treno e buona giornata a tutti e riuscite a vedere al prossimo video.